Il patrimonio dell'archivio storico della sede regionale della RAI, costituito da 886 programmi televisivi realizzati tra il 1979 e il 1993, ora riversati e digitalizzati per un totale di circa 330 ore di trasmissioni, da adesso accessibili al grande pubblico per la consultazione su internet. Inediti di RAI Sicilia, con ricostruzioni di eventi storici e interviste a personaggi di spicco, insieme ai primi reportage del regista Tornatore, ad un incontro tra gli scrittori Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino e nelle insoliti vesti di cuoco Leonardo Sciascia, dalle trasformazioni sociali degli ex braccianti di Termini Imerese dopo l'insediamento della Fiat ai contributi di autori come Fava, Cuticchio, Licata, Guttuso, sono visibili adesso sul portale www.sicilienonda.rai.it. Tutti questi materiali sono stati difficili da poter digitalizzare perché erano formati vecchi. Chi lavora in televisione sa che questi formati purtroppo degradano facilmente. Ebbene, li abbiamo salvati, digitalizzati, catalogati e penso la cosa più importante li abbiamo restituiti alla comunità. Il progetto Sicilia in Onda è stato realizzato grazie ad una legge regionale sugli interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo. La Sicilia è la prima regione d'Italia. Una realtà che noi intendiamo estendere a tutte le altre sedi regionali, a tutte le altre regioni, e per quanto mi riguarda io intenderei proporla come seconda iniziativa in un'altra sede insulare, in Sardegna.